Non si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico. C'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacolo. Piero Gepardo pronto come sempre a raccontare le emozioni di questo match che promette di tenerci incollati fino all'ultimo. Con me come sempre c'è Lele Adani. Sfida che mette contro Italia e Finlandia. Quella di oggi si prospetta una partita piena di emozioni, Pier. E sono sicuro che vederla dalla posizione privilegiata della cabina di commento la renderà ancora più memorabile. Non sto più nella pelle. Chiellini. Jorginho. Barella. E il pallone se ne va via. Ottimo intervento in copertura. Intercettato il pallone di Bonucci. Ottima la copertura. È una delle stelle in campo quest'oggi. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria. Ma perché è abilissimo con la palla? Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza. La palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. L'avanzata di Immobile. Il numero di Immobile. Voleva davvero trovare la potenza, ma il pallone è finito fuori di un soffio. Ha cercato di mostrare i muscoli con un gol tutto potenza, ma non gli è andata bene. Tackle vincente di Verratti. Barella. Provano gli azzurri. Il tocco dentro. Chance per passare in vantaggio. Traversa, pallone ancora in gioco. Barella. Prova di forza per il possesso palla. L'aveva indirizzata bene. Il portiere non ci sarebbe mai potuto arrivare. Immobile! E c'è il gol. Non impeccabile qui il portiere che ha favorito il giocatore avversario. Rivediamo il gol da un'altra inquadratura. Eccolo qui, vedi, il replay evidenzia l'intervento non impeccabile del portiere sulla prima conclusione, poi l'avversario ha raccolto la respinta e l'ha depositata in rete da pochi passi. A metri. Ed ecco Radetzky, super intervento. Va con il tocco corto. Occhio a Verratti. Occhio perché se ne va. Brutto lavoro in copertura. Radetzky dice di no. Palla verso il centro dell'area. Corner che non produce risultati. Entrata decisa. Lancio troppo lungo, nessun problema per il portiere. Attenzione perché è solo. La respinta di Radetzky, palla in gioco. Ci è andato di testa, conclusione che si è persa largamente sul fondo. Deve aver chiuso gli occhi al momento dell'impatto, perché non mi spiego una conclusione del genere. Non ha dato direzione alla palla. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Barella. Prova ad attaccare l'Italia lateralmente. Pallone che viene allontanato. Chiesa. Attenzione a Chiesa che è solo. E c'è il gol. Si portano a più due con questa rete. Il replay mette a nudo le pecche della difesa in occasione del gol. Tutto è nato da cosa? Da una palla persa nella propria tre quarti. Una disattenzione che a questi livelli costa cara.
dato sul possesso palla che sorride l'Italia. Stanno facendo quello che vogliono. Gli avversari non sembrano in grado di contrapporre l'adeguata fase difensiva. Se vanno avanti così, il divario tra le due squadre potrebbe aumentare notevolmente. Può crossare. Portiere sulla traiettoria, nessun problema. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0. Primo pallone della ripresa, fin qui gli azzurri davanti. Di Lorenzo. Cambia completamente il gioco. Insigne. Occhio Immobile. Respinge ma non è finita. Palla recuperata senza problemi dal portiere, ma comunque sottolineato l'ottimo intervento di prima. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. Entrata decisa, perde palla. Pucchi capisce tutto e ferma l'azione. Chiellini recupera il pallone. Occhio alla ripartenza. Può andare uno contro uno col portiere. Attenzione, riceve un buon pallone. E c'è la rete e vanno a più tre dagli avversari. Momento chiave del match. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Recuperano su Berratti. Attenzione, passa il difensore. Radetzky, super intervento. C'è aria di cambio. Occhio al pallone in mezzo. Spedisce di poco alto con questa incornata. Girata quasi perfetta, Pier. La palla, la vedi, stava quasi per insaccarsi a fin di traversa. Verratti. Sale Insigne. Palla ancora buona. Attenzione da lì. Era dell'aria la tripletta a coronamento di una prestazione pazzesca. Grande, grande soddisfazione. Non capita tutti i giorni di segnare tre gol. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la... giocata all'indietro del compagno. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Sbaglia il tocco Verratti. Bravo l'arbitro qui, ha aspettato di vedere se ci fosse il vantaggio e poi ha fischiato. Grande intervento di Chiellini. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Hanno perso palla, è sfumato il contropiede. Uronen. Attento nel recupero Bonucci. Aumentano il pressing su Verratti. L'arbitro fa segno di proseguire, vantaggio per gli azzurri. Attenzione Immobile. E c'è il gol, la giornata da incubo per il portiere avversario. Ha preso palla, ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere al termine di una cavalcata inarrestabile. Che gol! Match a senso unico, 5-0, una lezione. Attento nel recupero del Ratti. Lotta.
Cartellino in vista, poteva andare in porta qui. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Punizione calciata davvero male qui. Ha provato la conclusione, era difficile segnare da quella distanza e c'erano sicuramente soluzioni migliori. Marco Verratti, apprezzabile questo pallone. E c'è un gol pazzesco al volo. Rivediamo l'azione del gol nato sugli sviluppi di questo cross. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Ancora 5 minuti da giocare. Spinazzola. Finisce col perdere palla. Sarà rimessa laterale per l'Italia. Palla messa in mezzo da Insigne. Rinvio un po' pigro questo. Ha la palla buona. Ha sbagliato a tu per tu col portiere. Palla fuori di poco. Ha pensato solo a calciare di potenza. E la precisione? Pallone che viene intercettato. Finisce il match con la felicità dei tifosi.